e il cittadino libero. Il cittadino liberissimo, a parole, liberissimo, facesse quel che gli pare. Lavoratore, no, peccato, qui ci sono dei vincoli oggettivi insuperabili, sai, l'economia è una scienza esatta, abbiamo calcolato che tu sei di troppo. E guarda caso il partito per il quale hai votato ci ha appena aiutato togliendoci alcune piccole difficoltà che ancora c'erano, per cui adesso possiamo davvero fare tutto quello che ci pare. Beh, stiamo parlando di questa cosa qui. Quando io leggo Marx, non lo leggo per fare dell'archeologia, non lo leggo neanche per fare la rivoluzione bolscevica, evidentemente, ma l'idea di far venire un attacco di fegato a quelli che dicono che l'economia è equilibrio, e attraverso Marx dirgli no, l'economia è squilibrio, per definizione, e in quello squilibrio c'è la contraddizione e lì c'è la politica. Ecco, questo è carino, e secondo me è anche vero, è proprio vero, cioè non è che, poi misurata col metro di Carl Schmitt è una politica che fa ridere, lo ha anche detto, dice Marx è troppo hegeliano, non ce la farà mai a fare davvero politica, per fare davvero politica ci vuole quantomeno Sorel, cioè uno che sostanzialmente è fuori dalla negazione determinata, dice di essere dentro, ma è fuori ed è al mito della rivoluzione. Ha portato per Gramsci, per riferimento critico. Ma tutti leggevano Sorel. Sorel è uno degli autori più importanti del Novecento. A un certo punto l'ha letto Gramsci, Mussolini, ma il libro in italiano è stato tradotto, come sapete, grazie alla volontà di Croce. Dove pesa di più Nietzsche di Marx, verosimilmente, e in ogni caso, non a caso Sorel è uno che fa l'elogio di Lenin, insomma, che non aveva molta dimestichezza con Marx, molto di più con le teorie della decisione, insomma. Cioè, poi lo diceva anche, se aspettavo le condizioni storiche per fare la rivoluzione, ti saluto, l'ho fatta perché sono più bravo degli altri a fare politica. Dice, adesso ci tocca pure fare quello che avrebbero dovuto fare i borghesi, cioè ci tocca fare i soviet, e vabbè, quello sarebbe compito mio, ma l'elettrificazione che avrebbero dovuto farla loro, invece tocca farla a me. Per cui lo sapeva bene che stava facendo una cosa raffazzonata, inventata, immaginata. Cioè, tutte cose che con Marx non vanno bene, non si inventa e non si immagina niente, no, con Marx. Marx è eretico perché... Ma perché non... Allora,